muore uccisa in missione in Burundi, il tentativo di rapina finisce nel dramma per le religiose, due le venete trucidate, una è di ospedaletto. Suor Bernardetta Bogion, violentata e decapitata dall'aguzzino, il dolore dei familiari, quello era il suo posto, operata da poco, ha insistito per tornare là. Voleva fare un selfie ed è grave il 18enne di Mestrino che all'alba ha scavalcato la recinzione del Colosseo ed è precipitato, oggi doveva festeggiare il compleanno. La città con Bitonci va contromano, l'ex capogruppo PD in consiglio comunale boccia la nuova giunta, Berno attacca, cancellano tutto senza idee. In 1500 alla cena dei poveri con Albino Bizzotto e Don Ciotti, il vescovo non aprirsi porta paura, qualche fischio e l'assessore che dice siamo al loro fianco. Luce accesa e rumori giorno e notte, scoperta al Bassanello una raffineria della droga, arrestati dai carabinieri due chimici albanesi, uno è minorenne. Biancoscudati Padova battono Union Pro di Mogliano per 3-0, Super Ferretti firma la doppietta, il mister Severo, buona gara ma non esaltante. Buonasera, buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di TG Padova. Dunque, avete sentito, poco fa è arrivato anche il commento di Papa Francesco, il dramma che vivono le tre famiglie delle religiose uccise, trucidate in Burundi. Due le venete, una era originaria di Ospedaletto Euganeo. Abbiamo sentito i parenti. Anna Maria Bogianna ci mostra le foto di Bernardetta, sua sorella, le mani tremano, il pianto è rotto. La donna, missionaria in Burundi, vittima insieme ad altre due sorelle di una violenza inaudita, stuprata e poi decapitata la scorsa notte. Le autorità locali concordano sull'ipotesi di una rapina finita male, così si legge anche sul sito della diocesi di Padova. La nipote Giulia accetta di parlare con noi per raccontare quanto quella missione per Bernardetta fosse la vera ragione di vita. Quella era la sua vita, la sua missione, la sua famiglia. La settimana scorsa ha parlato con mamma e diceva che stavano portando avanti un gesto con 3.000 bambini lì nella loro missione e davano da mangiare a questi bimbi un giorno sì e un giorno no, perché le risorse erano comunque limitate. Le autorità stanno lavorando per capire la dinamica. In casa Bogian oggi un via vai di parenti ed amici. Ci hanno chiamato dalla casa madre questa mattina alle 7:30 e poi siamo stati contattati dalla Farnesina. Dal Congo al Burundi il suo viaggio inizia negli anni 70. Era tornata a novembre per un'operazione al femore, proprio come l'altra sorella uccisa, Olga Raschietti di Montecchio Maggiore. L'operazione, la convalescenza e poi il ritorno alla sua missione. Quella era casa sua, qui veniva per le vacanze. In mattinata è arrivato anche il cordoglio del governatore del Veneto, Luca Zaia. Rimaniamo attoniti e senza parole, ha detto. Queste suore coraggiose sono un esempio per tutti noi. Ora il paese sta organizzando una messa per ricordare la sua sorella d'Africa. Sempre sta a tutta la famiglia e tanto devoti. Veniva su, seguiva il paese e tutto, era proprio una brava ragazza. Dateci il tempo di assimilare tutto quello che è successo. Dicevamo, è arrivato il commento di Papa Francesco al dramma delle tre religiose, il loro sangue sia seme di fraternità tra popoli e speranza, così ha detto Papa Francesco. La cronaca ancora che riguarda invece un 18enne di Padova, voleva farsi un selfie, un autoscatto il giorno del suo compleanno con sullo sfondo il Colosseo, per questo il giovane di Mestrino, ora in coma farmacologico al San Giovanni, ha scavalcato la recinzione per raggiungere l'anfiteatro Flavio, ma ha perso l'equilibrio ed è caduto battendo la testa. Mattia ora è in gravi condizioni, i suoi genitori sono giunti da Padova a Roma per stargli accanto. Proprio oggi, dicevamo, compie 18 anni, ieri sera il ragazzo aveva festeggiato con una cena e una decina di amici. Poi all'alba il fuori programma del selfie, questo autoscatto che dicevamo al Colosseo con tre amici, ha scavalcato la recinzione per raggiungere un terrapieno che porta poi al piazzale dove c'è il Colosseo, ma Matteo ha perso l'equilibrio ed è caduto da un'altezza di 5 metri battendo fortemente il capo. Ora andiamo al Bassanello dove i carabinieri hanno scoperto una raffineria di droga in un appartamento, arrestato due albanesi e sequestrato 35 kg di droga. Una raffineria della droga nel cuore del Bassanello, via Vittorio Veneto al Civico 31, gestita da due albanesi di cui uno compirà 18 anni soltanto tra qualche mese. I due chimici specializzati avevano tre miscelatori e quattro presse e un macchinario per il confezionamento. Preparavano dosi da mezzo chilo, le vedete qui già pronte, venivano poi messe in mano a trafficanti che solo in un secondo momento le rimettevano sul mercato. Ecco perché dal comando dei carabinieri è stata definita una raffineria di primo livello.
abbiamo la presenza di un miscelatore. Nel miscelatore viene inserita la sostanza stupefacente, l'eroina, con la sostanza da taglio. Una volta realizzato il prodotto miscelato con le percentuali giuste, viene utilizzata una pressa oleodinamica che, il cui processo di lavorazione, una volta giunto al termine, produce un panetto compresso di eroina del peso di mezzo chilo. Il blitz dei militari è scattato sabato alle 12.30, dopo mesi di ricerche e di informazioni attraverso agenzie immobiliari della zona e contratti di affitto stipulati a stranieri. L'obiettivo dei militari era risalire alla filiera che negli ultimi mesi stava immettendo quantità sempre maggiori di eroina nel mercato del Veneto. Quattro appartamenti selezionati, militari pronti al blitz, a tradire i due chimici la loro solerzia. Lavoravano notte e giorno, così le luci erano sempre accese e il rumore continuo. Un rumore che per quelli che non sono esperti nel settore può essere confuso con un normale miscelatore da cucina. Per noi che lavoravamo da diversi giorni avevamo ben compreso che il miscelatore che lavorava di turno, anche in orari notturni, l'utilizzo era per altri fini. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti 25.000 euro. Paura invece nel tardo pomeriggio ha costretto l'intervento alle volanti della questura di Padova alle poste centrali in corso Garibaldi, dove una donna di circa 40 anni ha dato in escandescenze armata, pare, di taglierino. Ci sono ancora pochi dettagli. Secondo le prime indiscrezioni, la donna è stata presa poi dagli uomini della questura e pare avesse precedenti per droga, ma gran paura dunque alle poste centrali. Intanto vi mostriamo queste immagini invece girate in mattinata al Ponte dei Graissi, chiuso per mezz'ora e la zona è andata in tilt. Le immagini delle lunghe code di questa mattina lungo via Gattamelate fino al semaforo della Stanga a causa dei lavori in zona San Gregorio, una chiusura temporanea che però ha causato la lunga attesa per i tanti automobilisti diretti in centro città e verso la zona commerciale, costretti, lo avete visto anche in alcune immagini, a deviare così verso Terra Negra prima e gli ospedali poi. Fischiata da alcuni, ma l'assessore Brunetti ieri sera era alla cena dei poveri in Piazza dei Frutti in centro a Padova. Siamo al loro fianco, dice ai nostri microfoni, insiste e insieme, dice ancora l'assessore, al Vescovo per combattere la povertà, non i poveri. Sentiamo. Non è facile questo oggi, non è facile sempre nelle città dove tante volte c'è l'individualismo, la paura. Ma è proprio questo che produce la paura, io dico, no? Il non incontrarsi. Sono perfettamente d'accordo, l'amministrazione è al fianco della diocesi nella lotta alla povertà, non ai poveri ma alla povertà. Siamo impegnati attivamente come servizi sociali, l'ha ricordato il sindaco recentemente, stanziamo quasi 2 milioni di euro per contrastare l'emarginazione grave. Consonanza di intenti, condivisione di obiettivi con la diocesi e le associazioni. Così la responsabile al sociale per la giunta Bitonci, dopo settimane di confronto e attacchi dall'opposizione sui provvedimenti in termini di mendicanti molesti, e le parole del vescovo Mattiazzo, che ha ricordato come i problemi non si nascondono sotto il tappeto. È un richiamo che giustamente il padre vescovo, come pastore della città, fa a tutti i cattolici e non anche non cattolici. È un richiamo forte alle coscienze, a tenerle sempre vive. Ieri il capo della chiesa padovana era in Piazza dei Frutti alla cena a braccia aperte, la mensa di tutti, l'incontro con i più bisognosi come voluto da Don Albino Bizzotto. Sul palco anche Don Luigi Ciotti, che ha confessato come in questo momento la mafia è molto più forte di prima. Qualche fischio per l'assessore durante il suo intervento. Quei fischi hanno veramente un ruolo marginale, fanno parte, li abbiamo messi in conto, vengono da un gruppetto sparuto, isolato direi, non sono la realtà dei beati costruttori di pace e non rappresentano assolutamente la realtà diocesana. Il pensiero di Gianni Berno rappresenta invece quello che crede l'opposizione dei primi 100 giorni di Massimo Bitonci. Vediamo. Quello a cui abbiamo assistito in questi quasi ormai 100 giorni di amministrazione del neosindaco Bitonci è in qualche modo, io l'ho definito un provvedimento blocca Padova, che è esattamente il contrario di quello che sta avvenendo a livello nazionale, dove il premier Renzi sta puntando allo sblocca Italia. Così il consigliere comunale Gianni Berno, commentando i primi 100 giorni al governo di Padova del sindaco Massimo Bitonci.
Troppe le occasioni che stanno sfuggendo alla città, dice. Troppi no che la nuova giunta porta avanti, dal nuovo ospedale al progetto della terza linea del tram da Volta Barozzo alla stazione. Il rischio, sostiene l'ex capogruppo PD a Palazzo Moroni, è di bloccare lo sviluppo della città e peggiorare la vita di tutti i padovani. Tutte le grandi infrastrutture sul fronte chiaramente culturale, naturalmente della sanità e delle opportunità anche di tipo culturale, turistico e innovativo sono in blocco totale. Questa è la grande preoccupazione a cui stiamo assistendo. Manca un progetto di città, continua Berno, un'idea a cui tendere, che vede nell'operato del primo cittadino solo l'intento di cancellare quello che è stato fatto negli anni passati. Una damnatio memoria la definisce il consigliere di minoranza. Padova sembra andare contromano, sembra andare controcorrente, ma purtroppo nel modo più negativo. Quindi quello che vedo appunto non è una visione di città, ma sono politiche contro, e questo mi preoccupa molto, non tanto per la mia appartenenza quanto per Padova e per i padovani. A questo è dedicato il TG in aperta nella settimana. Intanto vi reggo la dichiarazione di Bitonci: Renzi è irriconoscibile, da vicepresidente dell'ANCI chiedeva l'annullamento del patto di stabilità, oggi è una marionetta, preda delle lotte intestine all'interno del PD. Altro che 80 euro, Renzi metta mano al patto di stabilità e smetta di inchinarsi a Roma e a Bruxelles contro Putin. Sapete che le nostre aziende del settore agroalimentare hanno i TIR bloccati, quindi un danno. 100 giorni di Bitonci, cosa è cambiato a Padova? Dunque dite la vostra. La crisi della famiglia, in studio a linea diretta oggi si è discusso di questo con l'assessore Buffoni e Rossetto dell'associazione Padri Separati, e anche con un appello alle famiglie in difficoltà. Vediamo. Devono essere tutelati. Io spero che con la semplificazione, cioè voglio dire, parlano tanto di ridurre i costi della giustizia, allora questa è l'occasione buona per premere l'acceleratore sulla mediazione familiare e fare in modo che si facciano meno cause e si arrivi a composizioni della crisi familiare in tempi brevi, senza finire davanti al giudice e con buona pace di tutti, mantenendo i rapporti genitori-figli. Ecco, lei ha parlato giustamente di mediazione. Marina Buffoni, che cosa può fare un'amministrazione comunale in questo senso? Cercare di far avvicinare quelle persone che notoriamente per diversi motivi non riescono ad avvicinarsi alle associazioni e magari chiedere aiuto. Per le associazioni di questo tipo, di questo carattere, ecco, io dico ai padovani, ai cittadini, uscite allo scoperto, perché c'è qualcuno che veramente vi può aiutare. In questo senso le associazioni che fanno tantissima attività sussidiaria per il comune, quindi vuol dire che se non ci fosse il volontariato molto spesso il pubblico non riuscirebbe ad arrivare. Ricordate quando in agosto un fulmine ha colpito la cappella degli Scrovegni, notizia scoperta soltanto con 2 settimane di ritardo. Oggi un vertice in corso in questi minuti per sapere lo stato di salute, in diretta dal comune, Anna De Roberto. Anna. Sì, buonasera Ferdinando, buonasera ai telespettatori. Il vertice è iniziato da circa mezz'ora e si è riunita la Commissione Cultura, ci sono gli assessori alla cultura ma anche alla manutenzione, infatti è stato proprio l'assessore Boronna a prendere parola e a chiarire come il fulmine che è caduto sulla Cappella degli Scrovegni il 9 agosto, la comunicazione, come tu hai ben detto, è arrivata soltanto 20 giorni dopo, ha colpito il parafulmine. Dunque il parafulmine funzionava, era attivo, da qui insomma un po' l'origine della polemica, e poi si sarebbe scaricato sulla parte metallica della croce che non è caduta, dunque questa è la verità che è emersa oggi in riunione, non è caduta ma è stata semplicemente rimossa dai funzionari. Sono arrivati 500.000 euro di finanziamento per mettere a posto, però adesso il preventivo dei lavori passerà nelle mani della soprintendenza. Durerà ancora un'oretta circa questa riunione, poi ovviamente nel corso del telegiornale di domani vi faremo sapere insomma se ci sono state eventuali altre decisioni. Anche perché pezzi di massi, diciamo, di questa croce erano a terra, quindi resta da capire questo dettaglio. Grazie Anna De Roberto, tutti gli aggiornamenti ancora domani dopo questa anticipazione, ma sapete, la prima in campionato Serie D per i biancoscurati Padova è andata bene, 3-0, sentiamo il commento di mister Parlato a fine partita. Era la prima partita, dovevamo un attimino sbollire un po' anche l'emozione della prima di campionato. Abbiamo fatto una buona gara, non in maniera secondo me esaltante, ci sono stati alcune situazioni da correggere, però era importante
portare a casa i tre punti. A tratti ho visto una buona squadra, allo stesso tempo c'è da lavorare su tante cose. Cantoniamo questo 3-0 e pensiamo alla Coppa Italia di mercoledì. Abbiamo fatto secondo me un buon inizio, siamo riusciti a sbloccare la partita da subito, quindi chi poteva aspettarsi una cosa migliore? Solo per ricordarvi la programmazione per la serata di Rete Veneta, alle 21.05 il grande cinema con Anima persa di Norisi, un film con Vittorio Gassman e Catherine Deneuve, la storia del giovanissimo Tito, aspirante pittore a Venezia. È tutto per questa edizione di TG Padova, grazie per averci seguito, buona serata.